Al Calbi di Cattolica Valsiana in derby tra due formazioni separate da un solo punto in classifica, con la Marignanese che vuole continuare a stupire mentre Cattolica cerca di fare bottino pieno dati già a 2 KO in stagione. Pubblico delle grandi occasioni per un derby molto sentito, l'inizio di Marca Ospite con questa discesa ad opera di Pesce Alpine che viene chiusa sul più bello dall'attenta difesa di casa. Il Cattolica risponde nell'immediato dal traversone di Palazzi, Bartomioli spizzica il pallone che carambola sul piede caldo di Ceramicoli che trova sulla propria strada un grande Azzolini a negargli la gioia del gol. Il Cattolica batte nuovamente un colpo, questa volta direttamente dall'angolo, i giallorossi centrano la traversa con Azzolini che riesce con la complicità della difesa ad allontanare il pericolo. Dalla parte opposta Notariale cerca l'Eurogol, ma la sua volée termina abbondantemente a lato. In contropiede i padroni di casa alzano la voce, Bartomioli allarga per Boschetti che da buona posizione centra l'incrocio dei pali, la sfera giunge nuovamente nel piede di Bartomioli che alza la mira. Nella ripresa da calcio piazzato Sartori chiama il tuffo Azzolini che si rifugia in corner. Da un altro calcio piazzato Sartori mette i brividi alla porta difesa da Azzolini, ma il pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo. La Marignanese, dopo la maggior padronanza territoriale del Cattolica, prova a venire fuori, lo fa con questo tiro di carne secchi con Andreani chiamato una comoda presa. La squadra di Lilli però un brivido lo crea e come da questo calcio piazzato che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare deviazione vincente. Come del resto quando Sartori a parte inverse serve il pallone nei piedi di Boschetti che si divora così il vantaggio. Lo stesso Sartori opta per il fai da te, dopotutto chi fa da sé fa per tre e quando porta a spasso due difensori più Azzolini che rimane immobile sembra fatta ma la palla lambisce il palo. Il festival dei Leni prosegue quando la Marignanese centra il primo con l'inserimento in area avversa ad opera di Samba ma la palla balli Samba davanti alla linea di porta ed entrare proprio non vuol saperne. Nel finale vola qualche spintone e qualche calcetto di troppo a farne le spese a Casolla che viene mandato anzitempo negli spogliatoi. Con il proseguo del gioco in area di rigore si scontrano Sartori e Azzolini. I due riprenderanno fortunatamente le proprie posizioni in campo. Termina a reti bianche il derby tra Cattolica e Marignanese.